grazie per essere arrivati fino a questo punto del video. Ora, come di consueto, andrò a descrivervi il percorso da noi effettuato in questi 2 giorni nelle Dolomiti Friulane. Siamo partiti dal rifugio Pordenone, a cui si arriva attraverso una strada a pagamento, a volte anche sterrata, però molto semplice, un po' stretta magari, e il costo è di 6 euro. Dal rifugio Pordenone abbiamo preso il sentiero verso Caserutta dei Pecori, quella specie di struttura in legno adibita a bivacco di emergenza. Lì si incrociano 4 sentieri e noi siamo saliti verso il bivacco Marchi Granzotto per un dislivello totale di 1000 metri. Siamo andati a visitare la Forcella del Leone e abbiamo piazzato la tenda vicino al bivacco. Nei dintorni, a 5 minuti circa, c'è una piccola sorgente e noi l'abbiamo infiltrata perché era un po' fangosa. Il giorno seguente siamo saliti verso la Forcella Monfalcone dei Forni e ridiscesi verso il rifugio Padova, ma prima di arrivare al rifugio Padova abbiamo preso il sentiero verso Forcella Montanaia. La salita a Forcella Montanaia è il tratto più pericoloso dei 2 giorni, infatti è segnato come percorso per esperti e c'è un motivo, infatti è molto molto ripido, molto strucciolevole, si fa un passo avanti e 3 indietro e se siete in 2 o più persone i primi sicuramente muoveranno sassi verso gli ultimi, quindi state molto appiccicati. E invece la discesa verso il campanile è semplicissima. Dal campanile di Montanaia, famosissimo simbolo delle Dolomiti Friulane, dove c'è anche il bivacco Perugini, siamo discesi di nuovo al rifugio Pordenone. Spero ancora che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo al prossimo. Ciao!